Quanto pensate di saperne sulla storia del nostro paese? Quanto credete che ne sappiano i giovani sull'argomento? Oggi cercheremo di scoprirlo facendo qualche domanda ai ragazzi in città. In che anno c'è stata l'Unità d'Italia? 1861 più o meno. 1852. 1862. Quinto secolo. Boh. Settimo secolo. Sesto. Tipo lui chi è? Lui non lo so. Non lo so. Non me ne intendo di queste cose. No. No. Secondo voi è vivo o morto? Può anche essere vivo, non lo so, non mi ricordo. Scienziata da quello che ha lì. Rita Levi Montalcini. Alda Merini. Ma vai, Rita Levi Montalcini. Ha scoperto una cosa riguardante le cellule. Lui sai chi è? No. Borsellino sai chi è? No. Secondo te è vivo o morto? Vivo. No. Borsellino penso che sia morto. Una specie di agguato con della mafia. Della mafia. Un sindaco ed è andato contro la mafia. Manzoni. Lui sai chi è? No. Sai qualche sua poesia magari, qualche sua opera? No. Non ti viene in mente nessun titolo? No. Il Decameron. Storico. Foscolo. Pensava che il sole girasse intorno alla terra. E aveva ragione. Studioso di matematica. Qualche cosa matematica. Ah, non lo sai neanche te questo. Di che periodo? Vedendo la foto che è bianco e nera, 1800. Lui è morto. Marco Polo. Ha scoperto qualcosa di grande. Qualcosa tipo l'America. Ah, aspetta, Napoleone. È ancora vivo questo. Tipo Berlusconi, roba del genere. Era quello delle riforme, se non mi sbaglio. No. Secondo te è vivo o morto? È ancora vivo. Se non mi sbaglio lui era... Era perché è morto? No, scusami. Quindi è vivo? Sì, è vivo. Che lavoro fa? Espone, vabbè, le sue cose, nel senso... Vivo? Verdi. Ha liberato l'Italia. Ha inventato vari macchinari. Un macchinario inventato da Garibaldi. Magari ha partecipato alla guerra di Francia, non lo so, qualcosa del genere. In che secolo più o meno? 500.